Bentrovati amici e amiche di Teleradio Padre Pio, nuovo spazio settimanale dedicato alle storie di vita e di santità. Questi grandi personaggi, belle figure che la Chiesa ci propone come testimoni, come servi di Dio, come venerabili, che hanno ancora in corso il processo di beatificazione e di canonizzazione. Oggi parliamo di una bella figura, quella di Itala Mela, serva di Dio, una mistica che si è dedicata alla contemplazione, all'approfondimento della dimensione trinitaria della vita cristiana, e così può essere un po' sintetizzata quella che è la sua testimonianza e la storia di vita. A parlarci di lei quest'oggi Madre Maria Teresa, monaca benedettina del monastero di Santa Maria del Mare, La Spezia. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, Madre Maria Teresa, come dicevo in apertura, questo appuntamento vuole e nasce proprio da questa necessità, quella di far conoscere queste belle figure. Sì. Oggi vogliamo parlare di Itala Mela. Chi era? Itala Mela, dirò subito che è una laica, un'oblata benedettina, e quindi ci presenta un modello di vita cristiana vissuta integralmente e che evidentemente proponibile anche ai laici. Dora Ricciardi, una fedele biografa, la definisce così: singolare figura di donna forte, vissuta fra due dopoguerra, negli ambienti universitari della Fuji e dei laureati cattolici. Ma diamo una breve sintesi della sua vita. Sì. Nasce il 28 agosto del 1904 alla Spezia da Pasquino Mela e Luigia Bianchini. Pasquino Mela, originario della Toscana, si è trasferito nella città ligure per la sua carriera di insegnante elementare. Sì. Avrà funzioni di direttore didattico ed ha conosciuto qui la sua collega Bianchini, che è divenuta sua moglie. Tra loro possiamo dire c'è un affetto profondo, inalterabile, e la nascita della primogenita, Itala, cementa ancor più il loro amore. La bimba assomiglierà ad ambedue i genitori, infatti dal padre prenderà l'intelligenza pronta, aperta, vivace e diciamo anche lo spirito critico, vigile ed acuto. Dalla madre la fine dolcezza, la delicatezza e la femminile grazia del tratto. I primi anni trascorrono sereni. A 6 anni nasce il fratellino Enrico, sul quale Itala riversa un grandissimo affetto. Erano molto legati. Molto, molto. Nei quadernetti di scuola elementare, in alcuni suoi componenti, si può cogliere che gode di una vita familiare semplice, unita, serena, cordiale, diciamo di più affettuosa. Ecco, la sua famiglia era cristiana, frequentava... Purtroppo i suoi, pur non essendo cattolici praticanti, sì, però hanno questa attenzione a farla preparare e ricevere i sacramenti. Beh. Infatti, il 9 maggio del 1913, nella cappella della Pia Casa di Misericordia, Itala, sì, ha il suo primo incontro eucaristico, riceve la prima comunione. Sì. E questo sarà, Gesù Eucaristia, sarà il grande amore della sua esistenza. E proprio a questo fervore di spirito veramente eccezionale, Itala spesso si riallaccia, lo ricorda. Il 27 maggio successivo riceve il sacramento della cresima. Come dicevo, osserverà in seguito il ricordo del fervore di allora, fervore purtroppo che si spegne, anzi lascia il posto ad una profonda crisi di fede che percorre tutti gli anni della sua adolescenza
e della sua giovinezza. ma questo è dovuto ad un fatto particolare. Certo, proprio qui, proprio questo fatto sottolineeremo, perché le muore all'età di 11 anni, muore il fratellino, Ecco, quel fratellino a cui era tanto molto legata. affezionato, sì. In alcune lettere ad un'amica si può cogliere questa grande sofferenza che attanaglia proprio il cuore di Itala. Così si esprime: Enrico è scomparso per sempre e nella mia vita non c'è che dolore. Insomma, il rimpianto del fratellino, quasi l'impressione talmente che le sembra che sia stato strappato ingiustamente. E così questo avvenimento la porta ad una ribellione che l'allontana dalla fede. Sì. Ma dopo il liceo si iscrive alla facoltà di lettere a Genova ed è accolta in un pensionato di suore, Nostra Signora della Purificazione. Sì. E il 7 dicembre, è bello sottolinearlo, la vigilia dell'Immacolata del 1922, la superiora la invita a scendere in cappella per la benedizione eucaristica. Lei è un po' titubante, ma poiché è una persona educata, scende, accetta per compiacenza nei confronti della superiora. Ma è proprio lì che la grazia l'aspetta. Riceve il sacramento della penitenza e il giorno seguente si accosta all'Eucaristia. Inizia così per lei un travaglio interiore molto profondo, forte, quasi a impegnarsi con il Signore dicendo questa espressione: Signore, ti seguirò anche nelle tenebre a costo di morire. Questa è una caratteristica, questa tenace, questa direi costante proposito di seguire il Signore per tutta la vita, è una caratteristica proprio Della di sua Itala, vita, della sì. sua, sì, del suo modo di essere. Quanto si impegna, lei è costante, e così anche in questo caso per la vita spirituale. Nel 1926 si laurea molto brillantemente con una tesi sulle lettere di San Cipriano Martire. E qui vorrei che seguiste un po', perché è proprio da questo studio che poi inizia tutta l'interessamento per la inabitazione trinitaria. Sì. Questa tesi le permette non solo di approfondire la letteratura cristiana, la storia della Chiesa, di dare delle basi teologiche solide al suo pensiero e alla sua spiritualità, ma è importante perché lei tratta nella tesi quello che riguarda il battesimo. San Cipriano combatte contro una tendenza che si sta diffondendo a battezzare in nomine Gesù. Nel nome di Gesù egli dice, ma noi non è così, perché il battesimo va dato nel nome del Padre e del Figlio e E dello dello Spirito Spirito Santo. Santo. E si batte proprio per questo, i suoi. Parte da qui, Sì. possiamo vedere qui un inizio, poi c'è la grazia, ci sono tanti altri fattori che scattano, ma è qui che si parte per potersi spiegare come mai Itala approfondisce questa realtà. Questo aspetto del pensiero di Cipriano porta Itala a riflettere sulla vocazione cristiana e sull'aspetto trinitario della vocazione battesimale. Sì. Scriverà poi più tardi in un'opera bellissima, inviterei a quanti ascoltano, di leggere quest'opera, che è una delle più belle, L'ascesi nella luce dell'inabitazione. Così ella si esprime, è bello. Vivere dell'inabitazione è vivere il proprio battesimo. Sarebbe ancora lei che parla, sarebbe un grave errore credere che richiamare le anime a nutrire di questo mistero adorabile la loro vita sia il richiamarle ad una devozione speciale.
è piuttosto un invitarle a vivere della grazia che è il battesimo a loro donato, cioè a penetrare la realtà divina promessa da Gesù in fondo. Verremo, prenderemo dimora presso di lui. Nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, Gesù fa questa promessa a chi vuole accogliere la parola, lui promette l'inabitazione sua, quella del Padre Padre e dello dello Spirito Spirito, Santo. nell'anima del credente. Certo. E Itala a proposito scrive: quello che avviene in me mi sembra l'ordinario sviluppo della vita cristiana. È qui che il battezzato, il credente, deve porre l'accento, per cogliere il messaggio di Itala. Cioè questo fare dell'inabitazione il centro della vita e lo sviluppo, ancor più, lo sviluppo della vita cristiana battesimale. Ecco, Madre Maria Teresa, Sì. abbiamo parlato, ecco, della laicità di Itala Mela, abbiamo parlato, ecco, di questi suoi studi, di questo suo forte amore per la Santissima Trinità. Non aveva mai pensato di poi formare una famiglia? Certo, innanzitutto vorrei prima accennare alla luce particolare che lei riceve. Sì. E, dunque, il 3 agosto del 1928, e questo è importante per la vita di Italy, nella città di Pontremoli, vide le prime esperienze di Dio in sé. Le dicevo prima che questo amore all'Eucaristia la seguirà sempre. Infatti, pardon, dal tabernacolo della chiesa del seminario riceve un raggio di luce e il messaggio divino: tu la farai conoscere questa realtà trinitaria. A settembre pensa alla vocazione benedettina, ma deve Sì. rinunciarvi perché è ammalata. Infatti, nel marzo del 1929 è colpita da una febbre altissima. Le sue condizioni di salute sono però molto precarie e le impediscono di fare l'ingresso in monastero. Era stata già accettata e ne era felice, ma le sue condizioni Non fisiche lo hanno peggiorano. permesso. No, e qui una parentesi: questo monastero, poiché lei non può realizzare il sogno, l'ideale, quello di entrare in un Nelle monastero, sero, sì. lei chiede all'allora vescovo della Spezia, Monsignor Stella, chiede una presenza benedettina alla Spezia, che fin da allora non c'era. Il vescovo raccoglie questa istanza di Itala, cosa che poi realizzerà alla sua morte, perché prima, con un primo tentativo, chiede alle monache di Bergamo, ma fallì. Il secondo, che è appunto questo monastero, chiede al monastero di Rosano, di Firenze, un cappello di monache, perché sul territorio della Spezia ci sia questo Monastero Benedettino. sì, monastero benedettino. E questo è proprio una presenza di quello che, diciamo, di quello che Itala aveva sognato. Sognato e realizzato. Si è realizzato, infatti, nel 1966 c'è questa fondazione, il monastero di Pontassieve. Manda un gruppo, un drappello di monache e si fonda il monastero. C'è un particolare che lei dice: il monastero ci sarà e sarà in un mare di luce. Noi vogliamo vedere anche la costruzione di questo monastero quasi come simbolo di quello che Itala ha sognato. Questo monastero è un posto stupendo, è veramente pieno di luce. Settembre pensa alla vocazione benedettina, ma deve rinunciarvi Sì. perché, insomma, la salute non glielo permette. Non glielo permette. Il 4 gennaio del 1933, sotto la guida dell'abate di San Paolo Vannucci, si offre a Dio per l'abbazia di San Paolo fuori le mura di Roma e assume il nome di Maria della Trinità, cioè Sì. diventa oblata Benedettina. benedettina. L'11 giugno del 1933, festa della Santissima Trinità, emette un quinto voto, quello di dedicare la sua vita a far conoscere
il mistero dell'inabitazione trinitaria. Aveva già emesso i voti di povertà, castità e obbedienza. E come oblata benedettina, quello anche di conversione dei costumi. Nel 1936, Itala, consigliata dal direttore spirituale, emette il voto del più perfetto. In un ritiro presso il monastero di Montefiascone, vive questa realtà intensamente, per cui fa l'esperienza dell'amore sponsale, sente di essere sposa della Trinità, sente che le nozze si sono manifestate sotto l'aspetto dell'unione con la Trinità, sì, per una consacrazione addirittura all'inabitazione, ma l'impossibilità di cogliere l'amore del Padre mi annienta, così lei si esprime. Lei sente una profonda unione sponsale con Cristo, ma nello stesso tempo ha l'impressione della lontananza del Padre e d'altra parte scrive: una luce mi fa comprendere che deve avvicinarmi al Verbo. Nessuna creatura può giungere al Padre se non per Lui, ecco il tramite. Egli vive in me, dice, e mi perdo in Lui. Poi chiede, farà giungere al Padre anche a me lo sguardo d'amore cui l'avvolge il Verbo. È tutta un'azione trinitaria dentro, un'esperienza mistica, certo, della presenza trinitaria dentro di sé. Intanto la sofferenza fisica si intensifica e costringe Itala anche a lunghi periodi di immobilità, che vuol dire non poter fare nemmeno insegnamento, eccetera. Sì. Deve abbandonare anche quello che era l'apostolato attivo, si deve dimettere dalla presidenza dei laureati cattolici, interiormente attraverso dolorose sofferenze, soprattutto perché, come sempre nelle anime sante, la presenza del maligno non manca. Sì. Soprattutto, dicevo, perché il maligno le insidua dubbi angosciosi, scoraggiamento, turbamento, la disorienta con delle luci illusorie, cerca di togliere la pace, ma Itala, nella generosità del suo aderire al Signore e nella docilità alle guide spirituali, fa fronte anche a questo periodo di tentazioni. Finalmente l'anelito suo all'unione definitiva con il Signore si compie quando passa dalla terra al cielo, sì, il 29 aprile 1967. E cos'è accaduto? Vuole ecco, cos'è accaduto? Ancora? Sì, dopo la morte, perciò sì, anche sì, l'inizio di quello che è il processo. Sì. Dunque, il 25 aprile entra in quel coma profonda che la conduce alla morte, sì, abbiamo detto. Mentre sta morendo sono presenti Don Dino Rocchetti, Ricchetti, suo padre spirituale, Lagutelli, Gorinna, Dora Luciardi. Testimone anche degli ultimi, diciamo, momenti della vita santa di Itala. Il suo corpo viene ricomposto e rivestito dell'abito nuziale di una sua antica allieva che poi si farà carmelitana. Sì. La sua cameretta diviene meta di un pellegrinaggio ininterrotto e fra i personaggi noti che sfilano davanti alle spoglie c'è Giorgio La Pira, una figura molto importante, il sindaco di Firenze, lo ricordiamo così. Certo. Giorgio La Pira, anche per lui è in corso la causa di beatificazione. Sì. Il corpo viene portato nel cimitero dei Boschetti qui alla Spezia e sepolto in un loculo in attesa che poi la sua famiglia la predisponga in una tomba particolare. Immediatamente, ecco qui, a Monsignor Stella giungono lettere e domande per iniziare un processo di beatificazione da tutte le parti d'Italia. Nel 1959 viene posta nella tomba, viene trasportata nella tomba che ai Boschetti e il papà detta, l'ha scritta il papà incredulo prima, detta questa scritta importante, sì, Itala Mela OSB, Ordine Anima Eletta, riconoscimento importante per un padre che era quasi
lei lo definisce non credente, ma è soltanto che non era praticante, ma comunque è importante questa scritta. Nascono i primi interventi di interesse, il famoso libro di Dora Lucciardi, che è il più importante e il più attendibile. Sulla perché, biografia? Sì, una biografia alla quale poi il Cardinal Montini, il futuro Papa Paolo VI, fece una bellissima prefazione che rimane uno dei testi proprio classici, come dicevo. Nel 1968 inizia il cammino del processo canonico. Il 29 aprile, 11 anni dopo la morte, Monsignor Giuseppe Stella dà inizio al processo informativo diocesano e si comincia la ricerca degli scritti. Perciò tutti i documenti, la raccolta di tutti i documenti. Sì. Chi aveva lasciato al suo padre spirituale, Monsignor Ricchetti, sì, la facoltà di pubblicare tutto quello che la riguardasse. Sì. Facoltà che poi è passata a Monsignor Pellot, suo direttore spirituale e suo ex compagno di studi a Milano. Sì. La ricerca degli scritti e la composizione di 42 volumi è opera appunto delle monache benedettine, saremo noi, di Marinasco, ora siamo qui a Castellazzo, sì, e vengono presentati alla congregazione per le cause dei santi, perché dagli scritti a mani sono stati trasportati, sono stati digitati, certo, e poi dalle monache appunto benedettine poi consegnata alla curia, ma il lavoro di trascrizione è stato fatto dalle monache benedettine, sì, è proprio da questo monastero da cui parlo. Monsignor Ricchetti disse che il giudizio sulla fedeltà al credo cattolico era indubbio per la sua precisione teologica, anche se Itala non aveva studiato teologia. Gli scritti vengono approvati nel 1974, pubblicati gli atti della posizio. Il Tribunale diocesano il 1 ottobre 1976 raccoglie questo materiale per inviarlo a Roma. A Roma. E questo processo ottiene a Itali il titolo di serva di Dio. Dio, certo. La Congregazione dei Santi esprime un primo giudizio. Negli scritti, e questo è il giudizio, negli scritti della serva di Dio non si trova nulla che impedisca di proseguire il processo. Quindi approva l'inoltrarsi della causa. Un secondo processo viene aperto nel 2004, è terminato nel maggio, nel quale vi esamina la verità di un presunto miracolo da attribuirsi ad Italamela. A Italamela, sì. Consiste in questo il miracolo. Una bambina nata morta ha riavuto la vita grazie alle preghiere rivolte a Itala. Si istituisce un processo e vengono ascoltati i testimoni, che sono l'equipe medica dell'ospedale di Sarzana. Sì. Tutti dichiarano parere favorevole, affermando che umanamente non si possono trovare ragioni per cui questa bimba è tornata in vita. Inspiegabile. Inspiegabile, è lì che è il miracolo. Non si può tuttavia ancora dire che sia un miracolo autentico, perché non si sarà, finché non si sarà pronunziata la commissione della Congregazione dei Santi. Per la causa dei Santi, certo. È un iter normale. Con l'approvazione del miracolo. Sì, sì. Nel frattempo è stato pubblicato dal postulatore, avvocato Ambrosi, un libro nel quale sono raccolte tutte le testimonianze dell'antico processo, una introduzione e il commento di due censori che sono più che favorevoli alla santità. Certo. Documentazione che è nelle mani della congregazione che dovrà esprimere il giudizio. Dopo il giudizio sull'autenticità del miracolo, Itala potrà essere dichiarata venerabile. La diocesi è recente, una diocesi giovane, e Itala sarebbe la prima santa della diocesi. Beh, naturalmente lo auguriamo e chiediamo anche ai nostri telespettatori di pregare. Ecco, sì. Madre Maria Teresa, un messaggio che lascia oggi Itala Mela ai nostri telespettatori. Sì, sì, immediatamente. Ah, volevo dire, sì, prima del messaggio, che attualmente c'è il gruppo di preghiera, un gruppo chiamato Itala Mela, che prosegue la preghiera, medita gli scritti, la spiritualità della serva di Dio. Si riunisce con il vice postulatore Don Gianluigi Bagnasco, parroco di Sant'Andrea di Levanto, il primo mercoledì di ogni mese, sì, alle ore 15:30 in via Malaspina
al primo piano, dove viene celebrata la Santa Messa, alla quale segue la riflessione tenuta dal vicepostulatore. Ecco, intanto noi rimandiamo anche i nostri telespettatori a visitare il vostro sito per avere poi sì, tutti i contatti, sì, lì è completo, è tutti completo. I contatti così da sì. avere maggiori informazioni in merito. Sì. Ecco, allora per concludere il messaggio di il oggi. Il messaggio, sì, proprio. Dunque, il messaggio della serva di Dio ha come, la serva di Dio ha come missione di far conoscere ad ogni cristiano che l'inabitazione trinitaria è testimonianza di comunione di vita e di abbandono filiale della creatura al creatore. Pensiero, nodo centrale del pensiero di Talamela sì. è la dottrina, abbiamo visto, della Santa Trinità nella nostra anima. Ella dice testualmente, vivere l'inabitazione è vivere il proprio battesimo. Io a questo proposito vorrei aggiungere qualcosa di esperienza personale, sì. quasi sempre, ogni anno, le insegnanti di religione portano qui delle scolaresche per intervistarci. Sì. Ebbene, io a loro quasi sempre parlo, sembra strano che a dei giovani che sono interessati a tutt'altro, io parli loro del mistero dell'inabitazione. Sì. Ma sono convinta che è proprio dalla conoscenza, dall'approfondimento, conoscenza esperienziale di questo mistero dell'inabitazione, tutto il dinamismo della vita cristiana, il crescere delle tre virtù teologali. Se un laico incomincia a approfondire questa realtà del battesimo, non può non avvicinarsi al mistero trinitario.